con un nuovo video e che sono contenta di fare perché mi hanno taggato tantissime, tantissime persone su Instagram. Vi ricordo che su Instagram mi potete trovare come Laura Makeup 90. E mi sembra che vi lascio il nick scritto qui in sovraimpressione. Ed era il tag sui 15 prodotti che uso ogni giorno. E visto che comunque ho visto che molte hanno risposto al tag tramite un video, mi sembrava una cosa molto carina. E inizio subito perché non voglio dilungarmi tanto come sempre. E partendo dal make-up, i trucchi, diciamo, che uso sempre, 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 ogni giorno, almeno in questo periodo, sono il Bio Primer di Neve Cosmetics. Questo qui è quello mattificante, presto vi farò una review, diciamo, dettagliata su di lui perché mi sta piacendo tantissimo. Poi, altro prodotto che uso sempre, sempre, ormai penso che l'avete anche capito, è il correttore Instant Anti-Age, cancella età della Maybelline, perché trovo che sia davvero un correttore ottimo e adatto, secondo me, anche alle occhiaie, quelle un po' più strong come le mie. E anche una doppia azione, ovvero quella da illuminante, perché è davvero molto luminoso come correttore. Altro prodotto che uso sempre, sempre, da quando ce l'ho, è la matita per le sopracciglia della Benecos, l'Eyebrow Designer, nella colorazione Gentle Brown. È questa matita qui. Vi faccio vedere lo swatch, che forse la uso sempre, ma lo swatch non ve l'ho mai fatto vedere. È questo marroncino chiaro che una volta che lo metto sulle mie sopracciglia ha anche un tocco di rosso all'interno e quindi riprende anche bene i riflessi rame dei miei capelli, cioè perfetta, perfetta per me. E mi piace tantissimo anche perché è low cost, dura tutto il giorno, non cola, è davvero una matita ottima. L'unica cosa che non mi piace è lo scovolino dietro perché è tanto duro. Cioè, è tanto ruvidino e quindi è un po' fastidioso quando le vai a pettinare. Altro prodotto di cui proprio non posso fare a meno è il primer della Essence, le Love Stage, perché mi permette con ogni ombretto di avere una durata pazzesca, non mi va a finire nelle pieghette, non sbava, non cola, niente. È davvero perfetto. So che non è buono, insomma, a livello di inci, ma amen, insomma, cioè, mi dispiace questa cosa, ma è una sicurezza perché so che se mi trucco alle 9 di mattina, alle 10 di sera ho ancora il trucco occhi perfetto. E poi un altro prodotto che utilizzo giornalmente è questo burro cacao che mi diedero a Cosmoprof della Natural Is Better. Che non ho mai sentito io questo brand, ma vi giuro, questo burro cacao supera tutti, tutti quelli che ho. È questo burro cacao qui è all'aloe vera e acido ialuronico, ovviamente è bio, è made in Italy e vi giuro è fantastico. Se avete modo di provarlo, io non so nemmeno dove si può reperire questa marca, ma è assolutamente ottimo, ottimo, ottimo. Altro prodotto di make-up che utilizzo sempre è la terra della Essence, quella opaca della Sun Club nella colorazione 01 Natural. Perché comunque me la vedete utilizzare in tutti i tutorial, dà quel tocco di colore e manco si vede su una mano, poco. E appunto senza dare troppi stacchi sul viso e mi piace davvero tantissimo. Poi passando invece ad altri prodotti che utilizzo tutti i giorni, utilizzo come crema, diciamo, per la mattina e anche per la sera. Questa è crema di Neve Cosmetics che se non l'avete ancora provata vi invito a farlo perché è fantastica ed è la crema Eterea o Eterea e è una crema idratante protettiva per pelli grasse e miste, ha un odore vanigliato, cioè stupendo. Se io non la metto per qualche sera perché magari provo altre creme o dei campioncini, sento la mancanza di questo odore perché poi permane sulla pelle. Ed è davvero fantastica, ha un'ottima idratazione, ma allo stesso tempo si assorbe molto in fretta ed è davvero perfetta per le pelli miste o normali, insomma, come la mia.
La sto tra l'altro finendo, mi piace da morire. Cioè, questa se non l'avete provata, vi consiglio magari prima di provare un campioncino quando fate un ordine neve, ma vi piacerà sicuramente. Altra crema che utilizzo tutti i giorni è questa crema Mani della Bottega Verde, sì, ed è una crema all'argan del Marocco. In quanto a idratazione è abbastanza buona. Ma la cosa che mi piace di più è l'odore, perché ha un odore buonissimo. Cioè, non ve lo so descrivere io. Ha un odore dolce, ma non troppo. A livello di idratazione è buona, ma non permane troppo. E questa cosa un po' mi... Cioè, fa in modo che la devi riapplicare più volte. Questa cosa un po' mi scoccia perché io me ne scordo, non mi va, sono pigra. E quindi solitamente la metto sempre la sera prima di andare a letto. E lascia le mani profumate e morbide, è davvero un'ottima crema. E tra l'altro questa, se non sbaglio, con delle offerte la pagai una cosa tipo 2 euro. Poi, per quanto riguarda lo struccaggio, sto utilizzando tutti i giorni questo struccante occhi della Kiehl's, che vi giuro è davvero fenomenale. Strucca anche l'instruccabile, anche il waterproof. E non brucia assolutamente gli occhi, non li lascia appannati, che è una cosa che io odio profondamente. È davvero perfetto. Costicchia, perché ve l'avevo detto anche in un video, le l'ho pagato 18 euro, ma praticamente è ancora pieno, nonostante lo stia utilizzando tutti i giorni. E ha una consistenza da latte detergente, ma è davvero, ve lo giuro, perfetto, perfetto. Cioè, se cercate uno struccante occhi, specialmente se avete occhi sensibili come i miei, che non vi vado a bruciare, anche se con il dischetto vado a struccare la matita all'interno dell'occhio, questo è davvero perfetto e lo sto davvero adorando. Altro prodotto che amo alla follia, stavo sentendo quanto ce n'era, è Nuvola struccante, sempre di Neve Cosmetics. E si tratta di una mousse detergente ad azione disintossicante con estratti di bambù e amamelide. Una mousse si presenta con il dispenser così ed è una vera e propria mousse per il viso che io uso la sera dopo essermi struccata il viso con salviette o detergenti o qualsiasi altra cosa. Acqua micellare adesso anche sto utilizzando quindi la uso diciamo per pulire gli ulteriori residui di trucco e la mattina per lavarmi il viso. È davvero fantastico. Oltretutto anche questa ha un odore. Cioè, Neve Cosmetics per gli odori è... Tipo di rosa, tipo acqua di rosa, una cosa del genere, ma è un odore delicatissimo, sa tipo di buono, di pulito, di bambino, mi dà l'idea, non lo so, è davvero fantastica, ve la straconsiglio se non l'avete provata. Oltretutto mi accorgo anche che ho miglioramenti a livello di pelle da quando lo sto utilizzando, quindi davvero ottima. Poi utilizzo sempre questo tonico per il viso di Sian, ovvero del Pesola Lidl, ed è un tonico per il viso semplicissimo, ha i fiori di loto e seta. Tra l'altro questo ce l'ho da 3-4 mesi ormai. E come vedete sta un pochino sotto la metà, ma lo utilizzo tutte le sere. Anche questo ha un odore buonissimo, molto molto delicato e fresco ed ha proprio una bella azione rinfrescante sul viso. Infatti, specialmente d'estate era un piacere assoluto metterlo sul viso. E comunque diciamo, è l'ultimo step della skincare prima delle creme, perché appunto diciamo, va a eliminare gli ulteriori residui e a pulire in profondità la pelle. È davvero perfetto, perfetto. Utilizzo poi la sera questo contorno occhi della Vivi Verde Coop, che è un contorno occhi rivitalizzante protettivo. È molto carino, ma non mi fa impazzire perché a livello di idratazione è buono. Ma io speravo che insomma un contorno occhi mi potesse aiutare anche per le mie occhiaie molto molto evidenti. Invece questo assolutamente, cioè lo metto tutte le sere e non vedo
differenza. Questo applicatore con il beccuccio esce fuori, diciamo, è una crema gel e è buona. A livello di idratazione è davvero buona, ma se, cioè, se cercate un contorno occhi che possa anche sgonfiarvi le occhiaie o comunque renderle meno evidenti, questo non lo fa. Mentre la... Perfetto, ho parlato per tipo 5 minuti da sola perché non mi ero accorta che la videocamera mi aveva abbandonata perché aveva la batteria scarica. Ok. E stavo dicendo, se penso di essere arrivata, che vi parlavo di questo prodotto qui prima che si spegnesse, spero. Comunque, ogni mattina da circa un mesetto sto utilizzando questo impacco contorno occhi dell'HQ, che l'ho preso in offerta da Acquasapone, questa bustina da 10 ml, l'ho pagata 1,70 euro, una cosa del genere. Ero curiosa di provarla perché c'è scritto all'estratto di fiordaliso, dov'è? La delicata e sensibile zona perioculare rigenerata grazie alle sostanze idratanti e lenitive. Vabbè, comunque diceva che andava anche a sgonfiare le occhiaie e renderle meno evidenti. Evidenti, meno evidenti, ce la posso fare. Tra l'altro, io pensavo mi finisse in fretta, invece, tra l'altro, è quasi davvero un, sì, saranno 3 settimane, quasi un mese, che la sto utilizzando. Qui c'è scritto 15 dosi, ma io la metto davvero, ne basta pochissima. E la mattina sulle occhiaie la massaggio, devo dire, a parte ad avere una bella azione rinfrescante, mi accorgo che a lungo andare si sono un pochino sgonfiate, quindi io sinceramente vi consiglio di provarlo, anche magari per levarvi la curiosità, comunque viene pochissimo, dura tanto e quindi è assolutamente un ottimo prodotto. Infine, no, non è vero, mancano due. Altro prodotto che uso sempre, però non ho la costanza di usarlo anche la mattina, perché la mattina uso davvero pochissime cose, cioè la mattina uso nuvola struccante, la crema Iteria e il contorno occhi dell'HQ, basta. Mentre la sera utilizzo tantissime più cose, tra cui utilizzo sempre il mio Simil Clarisonic, che è il Face Cleansing di Imetec, bellissima Imetec, che all'inizio proprio che aprì, all'inizio, quando aprì il canale, fece una review che ve la lascio qui perché è davvero, cioè secondo me è comoda comunque e spesso si trova in offerta anche su privati. Infatti questo lo comprai lì e lo pagai intorno ai 30 euro con tutte le testine di ricambio e beh, lo conoscete tutte. E questo lo utilizzo tutte le volte la sera, sia la testina questa qui per la pulizia con il detergente, ma non utilizzo nuvola struccante, ma alterno anche i detergenti che ho. Magari vi farò anche un video sullo struccaggio se vi interessa, fatemi sapere. E poi alterno sempre, metto anche la testina, quella per mettere la crema, perché la trovo davvero utilissima e comodissima. Ultimo prodotto è un profumo, diciamo che tra quei profumi, cioè quando devo uscire tutti i giorni non metto sempre il profumo, diciamo, costoso, insomma, ma utilizzo profumi un pochino più low cost, ma c'è questo che vi giuro io lo adoro ed è dei Tesori d'Oriente all'Orchidea della Cina. È un profumo, ha lo spruzzino normale, è un profumo, vi giuro, fantastico, fantastico. A chi piace l'odore di orchidea ed è dolce al punto giusto, vi consiglio insomma di provarlo. Lo adoro davvero questo profumo e ve lo straconsiglio. E niente ragazzi, sono stata più veloce del previsto, devo dire. Questi sono i prodotti che io utilizzo giornalmente. Mi piacerebbe davvero tanto che voi rispondiate a questo tag. Quindi sia su Instagram in caso taggatemi perché sono curiosa, oppure se fate un video mettetemi sotto il link che lo vado sicuramente a vedere. Io aspetto i vostri commenti, fatemi sapere se vi interessa qualche prodotto in particolare e vi mando un bacione. Ciao!